Per il progetto che vi farò vedere oggi, raga, ci sono volute innumerevoli ore di lavoro, un sacco di fatica, un sacco di tempo e anche un sacco di soldi perché ho bruciato un sacco di componenti elettronici. Quindi se apprezzerete il mio impegno nell'aver sviluppato questo progetto, vi chiedo soltanto di lasciare un like, eventualmente di iscrivervi e di condividere questo video con i vostri amici. E quest'oggi vi farò vedere che cosa ho sviluppato, ovvero un land meter. Che cos'è un land meter? In sostanza, un land meter è un dispositivo non fatto così, perché di solito ve li vendono con una custodia, però in sostanza è un dispositivo solitamente utilizzato dai geometri o dagli ingegneri civili, o non lo so se lo utilizzino anche i geologi, comunque per andare a campionare delle posizioni all'interno di un'area, non lo so, per esempio, sono in un campo, devo costruire una casa, prendo le posizioni che magari mi servono per un software per riuscire ad avere il reticolo preciso della casa, ad esempio, oppure per andare a definire i confini di un campo o comunque di una proprietà privata. Il fatto è che questi dispositivi su Amazon, se andate a vedere, costano un sacco di soldi e noi possiamo farceli a casa spendendo relativamente poco. Sempre se non andate a bruciare un sacco di boost converter come ho fatto io oggi. Quindi a questo punto che cosa ci serve per il progetto di oggi da un punto di vista di materiali? Ci serve un ESP32, io ho utilizzato questo perché poi sono andato a creare anche un web server per vedere i dati su telefono, cosa molto comoda. Ci serve un modulo GPS e qualche componente elettronico, tra cui un display e un regolatore lineare di tensione. E adesso vi spiegherò perché l'ho inserito. Inoltre, come sempre, siccome vogliamo creare un dispositivo portatile, ci serve un boost converter, o meglio, un SEPIC converter o buck boost converter, e un modulo per caricare una batteria. Inoltre qui io ho una 18650, quindi una batteria al litio che mi fornisce energia al circuito. Quindi raga, questo è il retro e questo è il fronte del progetto. Come potete vedere, qui mi mostra il numero di satelliti con il quale è collegato. Più è grande il numero di satelliti, quindi più sono, e meglio è, perché diventa più accurata la misura della posizione. Naturalmente la posizione ce l'abbiamo tramite le coordinate, latitudine e longitudine. In particolare io ho inserito latitudine e anche longitudine in questo modo per averle chiare. Inoltre possiamo avere la velocità e questa è una cosa interessante perché effettivamente questo progettino potremmo convertirlo. Infatti se arriviamo a 50 like potrei convertire questo circuito per utilizzarlo come contachilometri sulla mia moto. Quindi potremmo andare a creare un contachilometri che sfrutta il GPS, che inoltre ci fornisce anche la velocità del veicolo. Questa cosa magari potrebbe essere interessante perché solitamente i contachilometri sfruttano la rotazione della ruota, ad esempio la ruota anteriore. Oltre alla velocità abbiamo anche il course, che è un parametro che non conosco nello specifico, l'altitudine, e questo è un altro dato che serve ad esempio ai geometri o agli ingegneri civili, HDOP, che è sempre un altro dato riferito ai satelliti, e infine torniamo sul numero di satelliti. E questa è la prima parte perché naturalmente utilizziamo un ESP32, cosa fai? Te ne privi di andare a creare un web server dove vedere le cose comodamente sul telefono? No! E difatti sono andato a creare proprio un web server che funziona in questo modo. Dobbiamo ovviamente attivare il router Wi-Fi sul telefono perché così siamo in grado di andare a reperire la posizione con la mappa. Qui abbiamo latitudine, longitudine e altezza e qui abbiamo la mappa che ogni tot, ogni 3,5 secondi si aggiorna. Detto questo, andiamo a vedere nel dettaglio il circuito come l'ho implementato e come evitare di bruciare tanti boost converter. Questa qui, raga, è una delle possibili implementazioni che potete andare a fare. Naturalmente potete customizzare il circuito un po' come vi pare. In ogni caso, noi abbiamo che preleviamo tensione dalla batteria tramite un boost converter, che in questo caso lo faccio lavorare a 9 volt. 9 volt perché poi la tensione entra in un regolatore lineare di tensione. Questo perché mi sembra di aver notato che il GPS non ha un regolatore lineare di tensione e di conseguenza, siccome la tensione del boost converter ha del ripple, quindi è rumorosa, questo potrebbe creare interferenze che vanno a modificare i valori di precisione del dispositivo che va ad acquisire appunto la posizione. Detto questo, ci sono un paio di condensatori in ingresso al regolatore lineare che si collegano al terminale di ingresso e
sull'altro capo si collegano al ground, e un condensatore sul terminale di uscita. Il terminale di mezzo dovrebbe essere il ground. Comunque andate a cercare i datasheet, questo è un L7805CV. Successivamente, come potete vedere, tutto è collegato al regolatore lineare di tensione. Questo perché avremmo potuto collegare l'SP32 direttamente al boost converter, però uscendo a 9 volt ho notato che questo regolatore lineare di tensione si surriscaldava troppo. Di conseguenza, siccome qui abbiamo la possibilità di utilizzare un dissipatore, ho preferito dissipare l'energia termica su questo. Successivamente abbiamo un bottone con sul retro un piccolo circuitino per il debouncing, e questo serve per evitare interferenze quando andiamo a premere il bottone. Il GPS sono andato a collegarlo sulla porta seriale, dovrebbe essere la WART2 di questo SP32, in modo tale che noi siamo lo stesso in grado di utilizzare la porta seriale standard, la WART0, per fare le serial print, quindi andare a vedere che cosa succede all'interno delle SP32. Però allo stesso tempo possiamo utilizzare il GPS, e questa cosa qui è molto utile. Vedremo dopo, questa cosa qui è una cosa che si fa via software. In ogni caso i pin dovrebbero essere il 16 e il 17 per la comunicazione seriale con TX, RX. Poi dopo per il GPS dobbiamo solo collegare VCC e ground, sempre a 5 volt, mi raccomando. Per lo schermo vi consiglio di andare a vedere su Google, ci sono tantissimi circuiti dove vi spiegano come va collegato e il collegamento è sempre lo stesso. Qui in particolare abbiamo un potenziometro che ci permette di gestire la luminosità dello schermo. E quindi raga, questo è tutto. Come potete vedere non è un circuito così complicato, vi consiglio soltanto di andare a vedere i datasheet se volete utilizzare anche voi questa configurazione con l'L7805CV. Dall'altra parte, come potete vedere, qui lo switch l'ho messo a monte del boost converter, perché ho notato che se voi lo mettete dopo, quindi qua su VOUT, quando andate a caricare la batteria, che cosa succede? Che probabilmente c'è un cortocircuito con il boost converter e l'IC si brucia. In particolare oggi uno di questi è diventato rovente, perché naturalmente non ho bruciato un circuito, ne ho bruciati tre. In ogni caso, questi li trovate su Amazon, questi si utilizzano solitamente per andare a caricare le batterie al litio, e questi boost converter li trovate sempre su Amazon. Volendo raga vi lascio il link qui sotto. In ogni caso, quando lo andiamo a spegnere naturalmente si spegne, quando lo andiamo ad accendere c'è una piccola scritta e poi ci dice che si sta provando a connettere al router wifi, e poi ci dà un feedback naturalmente. Siccome non si è connesso lo spengo e lo riaccendo, ho verificato adesso che il router wifi del telefono funzionasse, infatti avete visto che ci ha dato l'IP al quale collegarci poi col telefono. Quindi su telefono andiamo ad aprire il nostro browser, qui sopra scriviamo l'indirizzo IP, gli diamo invio e ci porta appunto a questa pagina qui. Quindi raga, adesso vi faccio vedere il codice, però mi raccomando rimanete qua perché poi dopo andiamo fuori e lo andiamo a testare. Raga, oggi siccome la telecamera, la webcam la sto utilizzando per il progetto di computer vision, vi consiglio di dare un occhio qui, anzi ve lo lascio in descrizione se volete vedere, un progetto fighissimo. Quest'oggi devo registrare in questo modo con la telecamera. In ogni caso, secondo me la qualità è nettamente maggiore. Comunque, andiamo a vedere il codice, naturalmente includiamo Tiny GPS perché ci serve per il GPS, Liquid Crystal che serve per lo schermo, Wi-Fi per il Wi-Fi, Async TCP e SP Async Web Server per il nostro web server, e Index sarà la pagina HTML che andremo a sviluppare. Poi dopo abbiamo che lo switch è sul pin 23, il numero massimo di modalità è 7, quello quando schiaccio il bottone e cambio modalità, cosa vedere sullo schermo, e poi ho alcuni delay per ad esempio quando vado a leggere, quando vado ad aggiornare i valori, quando vado a fare aggiornare il display, eccetera eccetera. Istanziamo l'oggetto del GPS, poi dopo istanziamo l'oggetto dello schermo. La modalità l'ho fatta short perché sono 7, quindi andiamo a risparmiare quel pochino. Unsigned long, time delay e disp delay. Qui mi raccomando millis. Se dovete utilizzare millis, le variabili dove andate a salvare il tempo sono sempre unsigned long, se no vi sbaglia tutto. Andando avanti, qui ho utilizzato due variabili per camuffare la mia posizione, che naturalmente sono andato a mettere a zero, così non sono sullo schermo.
Queste dovrebbero essere sempre le coordinate di ingegneria, del dipartimento di ingegneria di Unimore. Poi dopo ci sono un paio di variabili inizializzate a zero che poi le andremo ad aggiornare per cambiare i valori sul nostro web server. Questi sono sì le password del router wifi del telefono e questo è il tempo massimo che aspettiamo per connetterci al wifi, altrimenti stacchiamo e diciamo che non siamo riusciti a connetterci. Il nostro web server funziona così: se non trova niente ci dà una pagina con not found, se ci connettiamo la pagina di base ci dà home 0. Home 0 è questa pagina qui dove vedete un po' di HTML. Qui ho latitudine, longitudine e altitudine con degli ID. Con degli ID perché poi dopo abbiamo uno script JavaScript che ogni, in questo caso non è 2000 millisecondi, ma ogni 3 secondi e mezzo va a aggiornare i nostri valori e chiama queste funzioni. Queste funzioni che cosa fanno? In sostanza cercano di comunicare con il server e se riescono, ovviamente il server gli fornisce tramite una GET un valore specifico che specifichiamo noi, poi dopo, e noi in sostanza, ad esempio per la longitudine, lo andiamo a inserire all'interno di inner HTML, quindi verrà inserito qua in mezzo e di conseguenza vediamo il numerino, no? Ed è la stessa cosa identica per tutti gli altri tre. Questo qui perché, come notate qua, quando ci arriva ad esempio la richiesta get long, noi gli mandiamo la posizione y come c-string e di conseguenza lui la legge e la va a inserire nella pagina web, no? E stessa cosa facciamo con la posizione, infatti qua la posizione andiamo a modificare l'src e l'src appunto è questo qua. Poi dopo ho incluso anche bootstrap, però alla fine non l'ho utilizzato. Quindi se volete utilizzarlo è già dentro. Andando avanti ho un sacco di variabili globali perché mi è venuto più comodo fare così. Quella cosa che di cui vi parlavo prima, di andarci a connettere al GPS tramite seriale su una seriale separata, è questa cosa qui. Abbiamo la seriale normale dalla quale scriviamo e leggiamo tramite computer, che è serial begin. Poi dopo abbiamo serial 2 begin, perché utilizziamo la WART 2, e la inizializziamo a 9600 baud con questo parametro qui, e in sostanza è un parametro di default, sto controllando adesso, che sets data parity and stop bits, e come potete vedere qua ce ne sono di diversi. Questo qua è quello di default, funziona con quello di default, utilizziamo quello di default, no? Poi dopo abbiamo i pin RX e TX e poi qui sono andato a scrivere false. Successivamente facciamo partire il nostro display a 16 celle con due righe. Vabbè, lo switch è un input, poi dopo andiamo a settare alcuni parametri del nostro display, andiamo a mostrare la scritta land meter, andiamo poi a far vedere che ci stiamo connettendo. Qui facciamo la connessione col wifi, quindi in un while, come vi ho detto prima, controllo quanto tempo ci mette. Se ci mette troppo tempo, diciamo basta, smettiamo di connetterci e andiamo avanti. Qui ovviamente se è connesso ci dà wifi local IP e successivamente mi sono fatto una piccola funzione per andare a fare una print. In ogni caso qui abbiamo la ciccia, quindi while serial2.available, quindi se è disponibile il GPS, allora qui andiamo a prelevare i dati e per prelevare i dati facciamo un GPS encode e al suo interno gli passiamo la serial2.read e questo qua va sopra, cioè fuori da qualsiasi cosa. Questo deve essere eseguito ogni volta che il void loop fa un ciclo. Una volta fatto questo andiamo ad aggiornare i parametri del GPS, quindi se il numero di satelliti è stato aggiornato, allora satellite age, che è in teoria una variabile che ci dice da quanto tempo è stato aggiornato il valore, e poi il numero di satelliti, quindi GPS satellites.value, e io me li salvo in queste variabili globali. Stessa cosa con tutte le altre cose. Qui in realtà x e y mi venivano più comode fare le variabili globali, che sono quelle che poi vado ad utilizzare per aggiornare unicamente il web server. In ogni caso il movex potete cavarlo via, e questo siccome latitude e longitude sono double, qui bisogna specificare il numero di cifre significative da tenere quando andiamo a fare la conversione a stringa. Poi dopo abbiamo sempre l'altitudine, anche qui mi salvo una variabile globale dedicata, velocità, eccetera, eccetera. Quindi qui con le modalità, se la mod è 0 andiamo a mostrare i satelliti, se è 1 andiamo a mostrare ad esempio latitudine e longitudine, se 2 solo latitudine, se 3 solo longitudine, eccetera, eccetera. Come potete vedere qui ho un piccolo pezzo di codice che va a gestire il bottone. Quindi la modalità l'andiamo a modificare premendo il bottone, aumentando il suo valore, quindi quello di mod, e se mod supera il valore massimo delle modalità che abbiamo a disposizione, lo resettiamo a 0. Ovviamente
nel mentre aggiorniamo sempre gli intervalli di tempo con i quali andiamo poi a fare le read dei valori, ad esempio del GPS oppure del bottone. E questo, raga, in sostanza è tutto. Quindi direi che sia arrivato il momento di prendere sulla roba e dirigerci fuori. Quindi, per mostrarvi come funziona, sono andato in aperta campagna, così che, insomma, vedere uno che gira con un lavoro del genere in mano, giro per città, potrebbe sembrare qualcosa di strano, no? Quindi noi abbiamo qui i nostri parametri, come potete vedere. Qua ovviamente sta sbagliando e bisogna capire il perché. In ogni caso abbiamo 10 satelliti, non 90 di sicuro. E se andiamo a vedere latitudine e longitudine, come potete vedere, se inizio a camminare dovrebbero cambiare. Io purtroppo in questo momento faccio fatica a vedere perché diciamo che devo tenere sotto controllo la telecamera per non inquadrare da altre parti. In ogni caso direi che stiano cambiando. Mi sto muovendo di un po', in teoria ci deve dire anche la velocità, quindi ok, siamo circa a un metro. Cerco di accelerare un po' il passo, ok? Quasi 2 metri al secondo. Se rallento, come potete vedere, diminuisce. E devo dire che fuori è veramente molto più preciso. Siamo a 50 e passa metri sopra il livello del mare. E se torniamo al numero di satelliti, che sono 10, come potete vedere, adesso mi muovo in un'altra direzione, dovrebbe cambiare di più, ecco, la latitudine o longitudine era? La longitudine. A questo punto, se ci fermiamo qui, poggiamo un attimo l'attrezzatura, ok. Guardate, raga, ci sono le balle di fieno alla moda con i colori viola. In ogni caso mi sono connesso con un altro telefono e in questo caso dovrebbe darmi una posizione leggermente spostata rispetto a prima. Infatti, come avete visto, di solito ci dava il dipartimento di ingegneria, adesso siamo tipo in mezzo a una strada. E come potete vedere, qui abbiamo latitudine, longitudine e altitudine. Quindi, raga, per il video di oggi e per questa inquadratura un po' da boomer, è tutto. È che non so dove farla perché c'è un sole troppo forte per la videocamera, dopo diventa l'immagine troppo bianca. In ogni caso, se avete trovato il progetto interessante, vi chiedo soltanto di lasciarci un like, di iscrivervi e di condividere il video ai vostri amici. Poi dopo, mi raccomando, se arriviamo a 50 like potrei fare quella cosa lì, ovvero cercare di convertirlo per montarlo sulla moto. Ci vorrà un sacco di tempo, quindi vi chiedo tanto supporto, perché poi dopo bisognerà andare a stampare il case e comunque i supporti da andare a montare sulla moto. Secondo me potrebbe venirci fuori qualcosa di interessante. Cosa ne dite? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi in ogni caso ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Me.